2 del video dei prodotti finiti. Non faccio premesse perché ho visto proprio da poco. Io sono con un indietro nei video che faccio veramente schifo. Cioè, uno dei lati positivi di dover essere costretta a letto è per un problema al ginocchio. Risolvibile, ma mi ci sta prendendo troppo tempo per i miei gusti. È che mi sto aggiornando sui video perché avevo tipo un arretrato di avendo una vita normale, no? Ecco, impegnata. Poi questo è. Comunque, in un video della splendida Anna Rosa from Shanghai, lei diceva che le faceva ridere, ed è vero, perché questa cosa fa ridere anche a me. Quando lei scusate i capelli, scusate la maglietta, scusate il dietro, scusate la faccia, e via dicendo, anche a me fa sorridere. E prima che io iniziassi a fare video, dicevo, ma scusate che? Cioè, nel senso. Poi, quando giro i video, sono la prima che fa premesse, scusate la luce, scusate i capelli, scusate la faccia. Quindi, così, mo' mi è venuto in mente, ho detto, vedete, chi se ne frega, vabbè, c'avete ragione. Allora, qua l'ho messo in una scatola, perché sennò avevo paura di macchiare le lenzuola con qualche rimasuglio. In questo video di prodotti finiti, che appunto ha iniziato ad essere, insomma, l'idea di questo video è stata generata, stata creata, non mi viene il termine, da Annalisa Superstar. Faccio vedere i prodotti per la corpo, per la corpo, certo, per la corpo e per la capelli. Inizio con quello del corpo perché sono un po' meno e cerco magari di fare un po' più in velocità, chi lo sa. Allora, io consumo abitualmente i deodoranti perché è importante lavarsi tutti i giorni e deodorarsi, soprattutto se poi dovete uscire da casa, perché se state da soli a casa e volete puzzare, va bene, ma se prendete l'autobus, andate al lavoro, andate al supermercato, è bene che non fate svenire dalla puzza quelli vicino a voi. Io non tengo da parte tutti i deodoranti che finisco, ogni tanto sì, perché poi io insomma non cambio moltissimo. Uno dei miei preferiti è il Dove Originale, questo qua, 48 ore, a me tiene abbastanza bene. Io ultimamente ho modificato molto la mia sudorazione, è andata tra virgolette peggiorando. Questo mi tiene, ogni tanto provo i deodoranti naturali o comunque senza sali d'alluminio, ma non ho trovato ancora nulla, che mi... Cioè, almeno per la giornata, perché se io la mattina mi viene da starnutire. Scusate, se io la mattina esco di casa per andare al lavoro, comunque io quando torno a casa presto sono le 6 del pomeriggio, le 7. Almeno fino a quel momento il deodorante deve fare il suo lavoro. Se mi dura meno, anche no. Poi ho terminato io questo qui. Madonna, a me sto bagno schiuma fa un profumo. Il Cleo, doccia crema nutriente con yogurt e cioccolato. Ora, nutriente, nel senso che è uno dei fondotinta classici da supermercati. Non mi secca particolarmente la pelle, ma tra quelli appunto con un inci da grande distribuzione, non è tra i migliori. Io questo qui, quando riuscivo ancora a fare attività fisica prima di rompermi una serie di cose, avere una serie di problemi. Questo è da pazzi. Sì, probabilmente è da pazzi. Io dopo questo lo utilizzavo, infatti, ci ho messo tanto a finirlo. Poi io ne apro diversi sotto la doccia. Comunque, no, sono un po' più drogati. Lo utilizzavo dopo l'attività fisica, mi faceva una bella sudata. Mettevo in doccia con questo, per me era una coccola perché ha un ottimo profumo, sì, di cioccolato, ma non è uno di quei profumi che mi apre lo stomaco e poi mi fa venire voglia di mangiarmela qualunque. Quindi è un buon compromesso per moi. Ogni tanto me lo compro proprio perché mi piace il profumo in cui sono avvolta sotto la doccia. Terminato il Dab, questo classico è da Dante, hanno il gusto dei profumi da supermercato. È uno dei nostri preferiti in assoluto. Non profumi, scusate, a parte il profumo che mi piace tantissimo, però dei bagnoschiuma classici da grande distribuzione al supermercato, il Dove è uno dei nostri preferiti. Ho terminato sto boccione da mezzo litro di sapone del Mugello extra puro lavanda, questo qua. Mamma mia, sta boccetta come è messa. Questo qui, allora,
ha un buon INCI perché non ha né parabeni, né SLS, SLS o donatori di formaldeide. È made in Italy. Sapone a base tensioattiva naturale, altamente biodegradabile e solubile. Richiede poca acqua in fase di risciacquo. Io su questa cosa non sono molto d'accordo. Sulla poca acqua. Non ne va messa tantissima, ma io perlomeno mi aspettavo veramente una cosa molto molto rapida. Non è assolutamente nelle mie corde. Per essere mezzo litro, io trovo che sia finito anche abbastanza velocemente. Però queste sono cose che sono impressioni che poi potrebbero non corrispondere alla realtà. Ma al di là di questo, è talmente forse puro per me che non mi lascia assolutamente le mani idratate. Io dopo che mi lavavo le mani con questo sapone, me le sciacquavo, sentivo la pelle non secca come quando viene aggredito da un ingrediente, può essere il sodium laurosulfate, però non lo so, non, cioè. Se dovevo fare così, non scorreva la mano, sentivo come se fosse un po' di. Ecco. Poi, ad esempio, sono stati qua amici e suoceri, i miei suoceri sono stati ospiti. Mia suocera mi ha chiesto: ma dove hai comprato questo sapone? È stupendo, lo voglio anch'io. Quindi, sempre per confermare il fatto che tutto è soggettivo. Questo, quindi, io personalmente non mi sento assolutamente di ricomprarlo. Perché non è adatto a me, poi pulisce bene, ripeto, non aggredisce la pelle, però non mi lascia quella sensazione di mani, insomma, ci siamo capiti, no? Spero. Prodotti per capelli, allora, campioncini, però questi, me ne parlo dopo. Questi tre di balsamo dell'Occitane per capelli colorati, Eclatson et Couleur, Radiance et Couleur Care. Oh, raga, io non parlo francese, è tutta scena. Questi qua, io li ho. Ogni campioncino è da 6 ml. Io li ho messi in una boccettina di quelle tipo queste, per intenderci. Boh, non mi ha detto niente. Il profumo, buono. Profumo buono, però non ho sentito nessun. L'ho usato 4-5 volte in totale. Però, boh. Considerando che dovrebbe essere particolarmente idratanti perché indicati per i capelli colorati, io non ho avuto né particolari sensazioni di morbidezza e idratazione dei capelli, né particolare potere districante. E poi le volte che lo usate me li appesantite ancora di più. Quindi personalmente non lo comprerei. Poi, tinta. Come avevo anticipato su Instagram. Casting Crème Gloss 316 prugna. Ora, questa luce in questa posizione voi non potete vedere, però questa tinta tende un po' a scaricare perché comunque sia come tutte le tinte dopo un po' va a cambiare. Però non troppo. I primi due shampoo sono quelli in cui poi mi è andato via un po' più di colore. I capelli sono sempre. Qui c'è scritto colore vivo da sfumature cangianti. È vero, perché questa tinta, io è la seconda volta che l'ho fatta, la feci boh, 1 o 2 anni fa. Prende dei riflessi bellissimi sui capelli che cambiano dal violaceo al rosso scuro intenso a seconda della luce, se è una luce diretta del sole, se è una luce artificiale, e dà un effetto veramente veramente molto bello. Io adesso è ma forse addirittura 1 mese già che l'ho fatta. Scusata, non ho pensato a vederlo prima. Allora, io di base sono un castano 5. Quando ho fatto questa avevo le lunghezze, dovevo ancora tagliarmi i capelli. Avevo le lunghezze, i capelli più lunghi e la parte più lunga dei capelli era decisamente più chiara dei fusti. Però devo ammettere che. Ecco qua. Io questa l'ho fatta il 10 aprile, quindi è quasi 1 mese. A sinistra vedete la luce interna, la foto questa qui invece ha la luce praticamente diretta del sole.
Sì, 10 aprile. Niente, comunque mi piace. Non fa troppo stacco tendenzialmente con la crescita, anche se mi sono cresciuti pochi capelli ancora. Buono. Ho finito ovviamente anche questo qui che è il L'Oreal Casting Cream Gloss, il balsamo quello rivelatore, come si chiama, post doccia, insomma, quello che utilizzate dopo aver fatto la tinta, sciacquate bene i capelli, mettete questo in posa, l'ho usato 3 volte, 4 volte, niente di particolare, più che altro questo è a base di pappa reale, quindi è un odore che io non è che proprio impazzisco, però sì, cioè, come tutti i balsami. Io non ho mai trovato enormi differenze tra le varie tinte nei balsami che hanno dopo. Dopodiché, mi cade tutto. Nash Argan, io l'ho coppata a Cosmo Prof del 2014. Sì, siamo nel 2011. E l'altro anno mi hanno dato appunto anche questi campioncini che sono comunque una buona quantità perché sono 15 ml uno di shampoo e di balsamo. Il balsamo io non l'ho mai comprato, è un ottimo balsamo. Io della linea Nash Argan tutto quello che ho provato, shampoo, balsamo, instant, la maschera mi è piaciuta. Mi lascia i capelli molto idratati, molto districati, nutriti appunto. Non me li appesantisce particolarmente. Questo ovviamente vi posso parlare dei 4 usi, 5 di questo campioncino. Forse un pochino di più perché io non avendo i capelli lunghi, ovviamente. Non li ho comprati al Cosmo, prof. Quest'anno ho comprato solamente l'olio, ma ve ne parlerò poi. Shampoo, in tutta la bottiglietta più il campioncino. Allora, per chi non lo sapesse, Nash Argan è un marchio professionale di capelli e io lo conoscevo perché la mia parrucchiera di fiducia, dove vado in provincia di Roma, già da diversi anni utilizza questi prodotti e i miei capelli, ogni volta che uscivo lì, insomma, mi piacevano sempre tantissimo. Quindi, quando l'altro anno, che è stato il mio primo Cosmo Prof, ho visto che c'era Rossella della Nashi, ho approfittato e sono andata a comprarli. Quindi, per me non è stato un utilizzo da zero. Questo è un prodotto non testato sugli animali, però non è né bio né eco-bio, è un inci tutto sommato buono perché, oddio, poi dipende. Voi perché cosa è un inci buono? Però ha gli estratti di semi di lino e credo anche di karité. Vabbè, insomma, l'inci non è strepitoso, ma non è nemmeno forse male assoluto, io poi non lo so nello specifico, però comunque per esempio, Argan, sai, per esempio contiene, perché non ha il sodium lauret sulfate, per esempio, vedete? Ecco cos'era, però poi ha i siliconi. Intanto questo shampoo ha una particolarità, voi lo dovete massaggiare sulla cute. Vi fa una bella schiumetta, nonostante appunto non contenga l'SLS, e dovete lasciare agire sui capelli per 3 minuti. Mentre gli shampoo in genere piglia massaggi, no, questo va. E c'è una differenza quando io per rapidità praticamente non lo facevo quasi riposare e quando invece lo facevo riposare, anche se non erano 3 minuti, ma 2. Mi sto perdendo, scusate. E non l'ho ricomprato perché ha i siliconi e vi spiego meglio. Io amo questo shampoo, amo l'effetto che lascia sui miei capelli come idratazione e come leggerezza. Ho notato però, ho fatto una prova, ho iniziato a non usare perlomeno gli shampoo, perché non sono assolutamente passata all'eco-bio in totale per i capelli. Però da quando ho provato in varie occasioni degli shampoo senza siliconi, noto che i miei capelli dalla radice hanno più volume perché sono meno appesantiti e si sporcano con molto meno frequenza. Quindi, i balsami, gli oli, i trattanti dopo, tutto quello che non va a diretto contatto con la cute, lo uso anche se ha per esempio siliconi.
Gli shampoo, tutto quello che va a contatto diretto con la cuticola, li sto utilizzando senza siliconi e noto una certa differenza. Per il resto, se voi non avete alcun tipo di problema nell'usare i siliconi, questo è uno shampoo per me fenomenale, tra i migliori che io abbia mai provato. Finisco con questi ultimi due cambiangine, cioè cappuccini mini taglie. Questi me li aveva gentilmente regalati Simona 7. Ed è lo shampoo delicato della Gently e questo era il balsamo protettivo di Giardino Cosmetico. Io questo qui l'ho finito, appunto. Sono a circa metà confezione del bottiglione da mezzo litro che mi aveva preso Betta. Perché qui a Bologna, proprio forse fuori con la macchina, ma comunque non c'è Todis. Adesso l'ho sospeso perché è vero, è uno shampoo delicato, non aggredisce la cute, non mi dà prurito, pulisce bene i capelli in maniera delicata, però non è uno di quegli shampoo che poi li lava talmente delicatamente per cui il potere lavante dura un giorno. Ecco, adesso l'ho sospeso perché uno un po' mi sono stufata, perché comunque è come se avessi finito una confezione normale da 250 ml. Due, ho notato, ma adesso a me non è, anche quando c'è un cambio di stagione, la mia cute tende a fare, tra virgolette, una patina. E quello shampoo lì non mi aiuta a grattare bene e a pulire i bulbi, insomma, il cuoio capelluto, che se poi rimane questa patina di pelle, tra virgolette, non vi so spiegare a livello tecnico, i capelli non respirano, quindi cadono anche di più. In più, ripeto, io sono solita cambiare gli shampoo con frequenza, e preferisco fare una pausa perché appunto alla fin fine è come se avessi usato una confezione da 250 ml. Sì, mi ricordavo, un buon profumo balsamo protettivo di Giardino Cosmetico che io adesso trovo al CAD qui a Bologna. Quando lei mi ha regalato questo io ancora non avevo modo di trovarlo. Mi è piaciuto questo balsamo, mi sta piacendo di più quello della Noix, devo essere onesta, Noix Leaves. Però questo qui, per essere un balsamo eco bio, io avevo provato varie cose in cappuccino in taglia grande di balsami con ottimo inci e proprio non ce la potevo fare. Questo è stato il primo balsamo eco bio che mi è piaciuto tantissimo. Avevo anche valutato di comprarlo e l'ho infatti anche regalato, questo shampoo e balsamo l'ho regalati. Perché mi erano molto piaciuti, non appesantivano i capelli, bene o male li disticavano. Se avete grossi problemi di nodi, forse non è tra i più disticanti, ma li distica, li nutre, non, cioè, nel senso, uno di quei balsami che quando li uso non ho notato differenza, cioè se non sapevo che fosse eco bio, per me era uno shampoo di quelli, un balsamo di quelli buoni, ecco, normali, che su di me funzionano. Poi ho comprato quello della Noix perché un po' li volevo provare e soprattutto io per andare al CAD qui a Bologna ci devo andare appositamente perché non è una zona che sono solito, in cui insomma passo per lavoro, per spese e via dicendo. Avevo finito sia tutti i campioncini che le varie cose di balsamo, ero andata a fare la spesa al Ticotà, c'era quello della Noix in ottima offerta, alla fine ho preso quello. Finito quello, sicuramente andrò a comprare questo qui per variare, perché ripeto, evito di usare la stessa confezione per due volte di seguito. Niente, per questa fase abbiamo terminato, quindi niente. Adesso giro quello del make up e quello dei prodotti viso, cura e roba che stucca, insomma. Ciao! Sempre più deficiente.